Mi sono trasformato ormai da 6 anni nel vate, vedete, ho cambiato anche look, io i capelli ce l'avrei anche, invece ho cambiato questo look perché 5 anni fa, nel 150° della nascita di D'Annunzio, Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, mi chiese di fare uno spettacolo e di interpretare il vate. Io mi sono specializzato in questi anni nel dipingere le biografie dei grandi personaggi, da Mazzini a Nerone, da Italo Balbo appunto a D'Annunzio. Quindi 5 anni fa è nato il primo progetto su D'Annunzio. Quest'anno siamo nell'80° anniversario e abbiamo deciso di fare il sequel di quello spettacolo che è nato appunto nel 2013 e raccontiamo per la prima volta su un palco italiano un D'Annunzio inedito, segreto appunto. Non più il superuomo che siamo abituati a studiare sui libri di scuola, non più l'eroe di Bucari di Vienna, ma un uomo vecchio che nella sua prigione dorata del Vittoriale sta per lasciare la vita e capisce che al di là delle sue battaglie politiche, della sua vita inimitabile, quello che è veramente immortale è la sua poesia, la sua letteratura. E ci lascia alcune pagine di grande letteratura che sono conosciute in tutto il mondo. D'Annunzio, dopo la morte della Duse, ha come un senso di colpa. Ha sulla scrivania del Vittoriale il suo busto velato e ci parla. Sembra che lui facesse delle sedute spiritiche con l'architetto Maroni, che era l'architetto che insomma, si occupava del Vittoriale, e parlavano con lo spirito della Duse. Nello spettacolo la Duse rivive, è una sorta di coscienza, lo spirito con cui rivivono i momenti più importanti della loro storia e diventa un po' la sua coscienza, gli fa capire l'importanza della famiglia, perché D'Annunzio aveva 4 figli, 3 maschi e un'altra figlia illegittima avuta da un'altra relazione, e l'ha sempre trattata molto male. La Duse fa capire, la coscienza della Duse fa capire quanto sono importanti i figli. Sono vecchio in scena, mi invecchio col trucco, ho lavorato sulla postura, D'Annunzio era orbo nell'occhio destro, quindi ho lavorato con i difetti fisici, sembra quasi un Riccardo III, un Mefisto, perché era vecchio e poi amava nella sua oscurità, perché col fatto che lui aveva problemi con l'occhio, il Vittoriale, per chi lo ha visitato, è molto oscuro. Quindi era come una sorta di personaggio che incombeva nelle stanze e amava travestirsi. Quindi è molto teatrale, è un capocomico e il Vittoriale è il suo palcoscenico. D'Annunzio è il primo grande innovatore italiano, il primo grande comunicatore del Novecento ed è quello che fa una battaglia culturale. Guardate dove siamo, io mi apro, non a caso siamo qui in Duomo, non a caso D'Annunzio fa una grande battaglia culturale per il nostro paese. Riunisce a Fiume nel 1919 artisti, intellettuali, giovani da tutta Europa con la grande utopia di creare Fiume, quindi l'Italia, città di arte, città di vita. Ecco, è quella la cosa che mi appassiona di più di D'Annunzio e come disse D'Annunzio ormai 100 anni fa, ricordati di osare sempre.